Alle 9.30 stamani era tutto pronto. Splendeva anche il sole sul capo scaletta. Il grosso macigno è già frantumato, ma contenuto dentro la rete metallica posta ad inizio lavori una settimana fa. A questo punto bisogna solo togliere i picchetti che la tengono ancorata al terreno per fare andare giù la roccia spezzettata. Gli operai della ditta specializzata di Trento tolgono delle placche precedentemente avvitate. Poi uno di loro prende in mano una speciale motosega per tranciare un cavo d'acciaio e qui accade qualcosa. Un frammento del cavo, probabilmente di roccia, schizza sulla fronte dell'operaio che simultaneamente si lascia sfuggire di mano la motosega che precipita verso valle. Intanto la sacca, carica di frammenti di roccia, cede per oltre mezzo metro. Gli altri operai, che stanno accanto a Domenico Lombardo, 37 anni, di Trento, lanciano l'allarme chiedendo a gran voce l'intervento del 118.